Renato Bellincioli, in cui appunto il poeta tenta, con i mezzi propri, con la parola, con i mezzi del poeta, di superare la bellezza di questo ritratto, dicendo in questo ritratto che la fa che parte ascolti e non favella, ma pur non favellando la pittura vince anche in questo caso la poesia. Allora andiamo avanti, del ritratto Mattioli, del suo rapporto con la Belle Fermera abbiamo detto, nel San Gerolamo ha accennato Marco Cardinati. Quello che posso aggiungere è che anche qui gli studiosi accolgono la tendenza recentissima degli studi, che risale quantomeno al volume che abbiamo fatto insieme a Maria Teresa Fiorio sulla pittura del Rinascimento a Milano, dove si avanzava per la prima volta l'ipotesi, che non era per la prima volta, si ripresentava un'ipotesi che già Suida aveva, il famoso studioso storico dell'arte milanese, che nel 29 aveva supposto che questo ritratto, questo San Gerolamo, fosse milanese. Perché? Perché ne abbiamo copie milanesi, abbiamo due disegni in ambrosiana, abbiamo la derivazione dipinta forse di Cesare Magni, abbiamo un elenco di opere di Leonardo che nel momento in cui si sta muovendo da Firenze a Milano elenca opere, fra cui Cierti San Gerolami. Abbiamo opere in terracotta che riproducono questo personaggio, questa fisionomia, probabilmente di ambito verrocchiesco, ma forse anche questi conosciuti e portati a Milano. E abbiamo poi soprattutto a Pavia la fondazione di un convento di Gerolimiti in anni immediatamente precedenti l'arrivo di Leonardo, cosa che fa supporre anche una destinazione forse pavese per questo dipinto, per il quale comunque i colleghi di Leonardo propongono una datazione verso la fine degli anni 80. Quindi è un bel passo, anche perché c'è un disegno d'architettura nello sfondo che trova un riscontro con un altro disegno che sta a Venezia, che vedete l'Accademia, che è in mostra, presentato accanto, che è uno studio di architettura della fine degli anni 80, dell'inizio degli anni 90, che riproduce la stessa facciata di Venezia. Quindi uno spostamento che fa anche di questo dipinto ormai ho citato da Carmen Mappa, da Giulio Mora, da tanti colleghi italiani e stranieri, che sposta dal periodo fiorentino al periodo milanese questo capolavoro oggi nei musei vaticani. Ed ecco qui la sala incriminata, la sala, il salone, anzi oserei dire, dove sono esposte l'una di fronte all'altra, come diceva Marco Cardinati, le due versioni della Vergine delle Rocce. Sono sale tenute un po' in penombra, ovviamente ragioni conservative, le due pitture sono considerate, secondo le datazioni tradizionali, l'una iniziata nel 25 aprile del 1483, terminata verso il 1486, la seconda, che però centro ideale della mostra, viene qui presentata come opera totalmente autografa di Leonardo, secondo quelli che colleghi sono sembrate le risultanze del restauro, 1490-1493 circa. Le due opere sono qui la versione di Londra, dove vedete sullo sfondo messe come fosse una sorta di ricostruzione anche ideale del Polittico già di San Francesco Grande, quindi di fronte all'Università Cattolica, la chiesa che fu distrutta alla fine del Settecento. I due laterali, l'angelo in verde a sinistra e l'angelo in rosso, che vedete laggiù a destra, ma che poi tra poco vediamo in originale. Allora, i famosi 16 passi avevano già permesso di distanza, avevano già permesso anche a Marco Cardinati di questionare l'etichetta con cui appunto la Vergine delle Rocce è presentata, cioè Leonardo. E invece il contesto in cui le due versioni sono presentate sembra chiamare in causa proprio col traffio, per non dire Marco del Giorno, a cui talvolta sono anche riferite alcune parti della versione di Londra. Lo stesso Alberto Osvaldo Sparassi, secondo un altro articolo pubblicato sulle 24 ore della settimana scorsa, aveva anche lui un po' sollevato la questione di questa netta attribuzione del Leonardo, tanto della Vergine delle Rocce di Londra quanto e soprattutto Madonna Vita di San Pietroburgo. Allora, il confronto, qui vedete la versione di Parigi a sinistra e la versione di Londra a destra, era anche un po' tenuto